Appassionati di ciclismo, ben ritrovati sulle reti del grande ciclocross con la prima tappa del Giro d'Italia ciclocross. Primo Gran Premio Città di Tarvisio con l'organizzazione della SD Bandizziol Cycling Team con la SD Romano Scotti, del presidente Fausto Scotti, che ha portato la carovana rosa in un crocevia fantastico, uno di quei posti dove c'è da rimanere incantati, vicino alla foresta demaniale più grande d'Italia, omonima appunto della città di Tarvisio, nella Val Canale. E qui il crocevia, l'intersezione che con la linea che da Venezia a Vienna porta a conoscere le culture, quelle slovene, austriaca e italiana, logicamente, con 500 corridori che sono pronti per la prima tappa del Giro d'Italia. E qui appunto si stanno controllando i mezzi da parte dei commissari di giuria per la prima categoria internazionale juniores, con 56 concorrenti che sono pronti a ricevere il via. E lo start è dato in questo istante, scatta ufficialmente la prova internazionale del Giro d'Italia ciclocross, quindi pronti per contendersi la prima maglia rosa del Giro. Su di un percorso di poco più di 4 km si va a disputare questa prova con la splendida e vista dall'alto. Siamo sui pendii che adesso i ragazzi stanno cominciando a solcare, passaggio vicino alla zona dei box, primo passaggio tranquillo per tutti in queste prime fasi. Abbiamo visto là davanti ci sono le maglie, quelle della DP 66 Giant SMP, un dislivello importante quello di questa prima tappa, perché siamo già a 100 metri di dislivello tra la base del percorso sino alla cima. Vedete, siamo anche sui percorsi d'arrivo, delle discese che si percorrono da parte degli sciatori d'inverno, siamo a 800 metri di altezza, quindi anche questo è un fattore che comincerà ad andare a incidere sulle prove. E da parte degli organizzatori c'è stata anche la scelta di non inserire le classiche palanche di legno, quindi volontà ovviamente per non rendere la vita troppo dura sin dalla prima fase. Con intanto la situazione, vediamo un po' di chi si tratta. C'è Giacomo Serangeli della DP66 Giant SMP. Abbiamo conosciuto Giacomo lo scorso anno con la formazione, quella Umbra del Foligno. L'abbiamo visto anche protagonista l'anno scorso tra gli allievi di secondo anno, lui che è il primo anno tra gli juniores, e subito si sta mettendo in buona luce. Ecco qua i ragazzi della DP66 Giant SMP, Serangeli, seguito appunto dal numero dorsale 200-202, si tratta del portacolori della Forte Braccio da Montone. E poi c'è ancora la DP66, c'è il gruppo sportivo Sorgente Pradi Pozza, così andiamo anche a conoscere un po' quelle che sono le formazioni che subito vediamo là davanti al comando. Situazione appunto che comincia a vedere subito una bella scrematura con Stefano Sacchetti che sta cercando di riportarsi in terza posizione e ci riesce, Stefano Sacchetti, mentre appunto ci stiamo avvicinando verso la conclusione del primo giro. Bellissimo vedere appunto nuovamente i ragazzi che ritornano sui campi da ciclocross dopo averli visti impegnati su strada, nel mountain bike, durante la stagione estiva. Ecco qua il passaggio in zona traguardo con DP66 Giant SMP che occupa le prime due posizioni. Poi c'è il gruppo sportivo Sorgente Pre di Pozzo. Ci si va a ricompattare in queste fasi. E subito l'avanguardia gruppo che adesso ha preso appunto il primo stop da parte dei commissari di giuria. Ricordiamo che per coloro che sono ovviamente poco avvezzi a seguire il ciclocross, per andare a decretare il numero di giri che sono da effettuare
gli juniores gareggiano sulla distanza di 40 minuti, preso il tempo sul primo giro, poi dopo si va a calcolare il tempo di percorrenza, ovviamente in base al tempo fatto scattare dal primo corridore. Corridore al comando Stefano Sacchette, gruppo sportivo sorgente Pradi Pozzo, che adesso là davanti al comando. Stefano Sacchette, che l'anno scorso chiuse con la medaglia di bronzo il Giro d'Italia ciclocross conquistato da Ettore Pra su Mattia Strico. E vediamo che adesso la situazione vede Sacchette, gruppo sportivo sorgente Pradi Pozzo, in prima posizione, imprimere il forcing nei confronti della DP 66 Giant SMP. C'è anche Cristian Fantini, attenzione, del KTM Alchemist là nelle prime posizioni. Vediamo appunto Sacchette, che sta andando al passaggio in questo momento, e lui che adesso guadagna qualche metro di vantaggio, mentre appunto abbiamo visto anche le figuranti della città, che sono ovviamente anche loro non solo in veste ovviamente di premiazione, ma anche di pubblico. Vediamo che là davanti al comando si sta proponendo anche Ettore Fabbro della DP 66 Giant SMP. Ettore Fabbro, che lo ricordiamo per la sua duplice volta in maglia tricolore nel ciclocross nelle giovanili, esordite secondo anno allievo di primo anno, e l'anno scorso poi è salito sul podio con Sacchette, intanto che non molla la prima posizione, ha deciso di porsi subito là davanti alla testa il portacolori del gruppo sportivo sorgente Pradi Pozzo. Sacchette, che lo scorso anno, oltre al podio al Giro d'Italia ciclocross, lo ricordiamo in quinta posizione, chiudere la top 5 del campionato italiano di ciclocross di Ostia Antica, e adesso sta imprimendo ancora una volta il suo forcing in questo tratto. Vediamo che talonato da Lorenzo De Longhi della Zanolini Q36 su Tirol, poi c'è Sacchette, c'è Viezzi, dopodiché anche abbiamo visto la sua sagoma qui, appunto sfortuna per il numero dorsale 228 Alessandro Ingrami della Le, che adesso è costretto a piedi a riportarsi nella zona dei box, e qua intanto appunto siamo a un ulteriore passaggio in zona del traguardo con la testa della corsa, che appunto adesso vede appunto i due uomini di DP66 e di gruppo sportivo sorgente Pradi Pozzo, Zanolini e DP66. Adesso non si intravede più invece la sagoma di Sacchette, quindi cambia la situazione. Forse appunto ha usato troppo Sacchette in questa prima parte, perché non si intravede più, non ci è dato in questo momento in difficoltà per gli incidenti meccanici. È lì un paio di curve più indietro. Comunque Lorenzo De Longhi adesso in prima posizione, seguito da Stefano Viezzi della DP66 Giant SMP, i due uomini che continuano a condurre là davanti al comando. E l'anno scorso appunto abbiamo visto la vittoria, come detto, di Ettore Pra su Mattia Stenico e Sacchette. Quest'anno appunto c'è Viezzi anche in gara tra gli junior, e subito vediamo che il ragazzo della DP66 Giant SMP si è messo in buona luce. Vediamo appunto anche che cosa sta avvenendo dietro con Jacopo Pavanello della Borgo Molino Vigna Fiorita. Abbiamo visto transitare Ettore Fambro con il numero dorsale 215, mentre i due uomini oramai sono praticamente con un vantaggio importante, e qui addirittura salta con Stefano Viezzi la propria bici, arriva con 7 secondi ora di svantaggio per Lorenzo De Longhi, che si alza sui pedali dalla Zanolini su Tirol, ma la maglia che viene allacciata, le braccia che si alzano, sono
per Stefano Viezzi della DP66 Giant SMP. Conquista la prima tappa del Giro d'Italia ciclocross con la bicicletta, ovviamente si dà una leggerissima spolverata, ancora il fango che non è protagonista, e ovviamente le congratulazioni per Stefano Viezzi, sorridente, gioioso per la prima maglia rosa categoria Juniores. Arriva in seconda posizione, medaglia d'argento, Lorenzo De Longhi della Zanolini Q36 su Tirol, che ha trovato il tempo dopo le fatiche di salutare e congratularsi con Stefano Viezzi, e con Stefano Viezzi si gioisce per Giacomo Serangeli della DP66, altro gradino del podio per la DP. Arriva Stefano Sacchetta, poi del gruppo Sorgente Pre di Pozzo, Cristian Fantini della KTM Alchemist, l'emiliano romagnolo chiude in quinta posizione, Ettore Fambro poi ancora DP66, settima posizione per Mattia Agostinacchio, che difende i colori della Beltrami TSA Tracolli, Carlo Della Torre del gruppo ciclistico Montegrappa, e in decima posizione arriva invece nona posizione Mattia Stenico della Salus Academy, e decimo Felix Engel della Zanolini Q36 su Tirol. Questa è la top 10 della prima tappa di Tarvisio, e beh, una sfida che si è chiusa in 37 minuti per Stefano Viezzi della DP66, che subito mette il primo sigillo al Giro d'Italia ciclocross. Ma questa non è la prima vittoria, perché al 24 settembre l'avevamo visto vincente al trofeo Triveneto ciclocross del Tergola, e con l'arrivo nuovamente al rallenti, che ci mostra appunto il corridore classe 2006 con la bicicletta in mano, gioioso, festante, acclamato dal pubblico. Per lui sono in saccoccia i primi 30 punti del Giro d'Italia ciclocross, perché d'ora in avanti si va appunto a controllare ciò che comprende la challenge della quindicesima edizione del Giro. 26 punti vanno al secondo, 22 punti al terzo, e quindi stiamo parlando di Lorenzo De Longhi della Zanolini su Tirol, di Giacomo Serangeli della DP66, e poi 19 punti a Stefano Sacchette, 16 punti per Cristian Fantini. Insomma, una escalation ovviamente che tende al ribasso. Maglia rosa, Stefano Viezzi, DP66 Giant SMP. Arriva anche Fausto Scotti, il presidente dell'ASD, Romano Scotti, che ovviamente è andato a premiare i protagonisti. Finita la prova Juniores, subito ci lanciamo con le ragazze, che come vedete in maniera molto ordinata si stanno preparando. Sono una trentina le atlete in gara, e qui ritroviamo Francesca Baroni della Hubo Remotive, Francesca Baroni che aveva appunto conquistato il Giro nel 2021, c'è Lucia Bravati della Le Cycling Team, e troviamo anche Eva Lechner della Le Cycling Team. Lo start dato in questo momento, il semaforo verde per le ragazze, partono subito a sprombattuto, e per loro adesso si gareggia sulla distanza di 40 minuti, quindi pronti a scoprire subito quali sono le sensazioni della prima tappa, che ricordiamo nasconde anche delle insidie come l'altitudine, che possono non sembrare logicamente influenti, invece lo sono, appunto passando dagli 0 agli 800 metri dell'altipiano qui di Tarvisio. Subito nelle prime posizioni, gruppo che appunto si va a passare alla spicciolata dinanzi le telecamere. C'è anche Carlotta Borello della DP66 Giant SMP, c'è Sofia Ricci della Sorgente Pre di Pozzo, Alice Papo della DP66, ritroviamo in gara Greta Pighi della Le Cycling Team, Ilaria Tambosco, Sporsan Fiorese, Sabrina Rizzi della James Bike Team Buia, ma là davanti al comando c'è l'inossinabile Eva Lechner della Le Cycling Team, seguita da Lucia Bramati, quindi tandem della Le subito là davanti nelle prime posizioni.
Circuito che non cambia, logicamente lo ricordiamo per tutti anche coloro, i gentili telespettatori che ci stanno guardando, per ogni categoria, e ritroviamola davanti al comando la maglia Emiliano Romagnola, quella del team della Ali Cycling Team, seguiti poi da Carlotta Borello della DP66 Giant SMP, qua davanti al comando l'inossidabile Eva Lechner, eccola qua che è seguita da Lucia Bramati. Eva è una specialista del cross country, è stata già 3 volte campionessa del mondo anche di staffetta squadre, nel 2009, nel 2012 e nel 2013 ha vinto inoltre 2 medaglie mondiali individuali elite di specialità d'argento nel 2020, di bronzo nel 2011 e 3 prove di Coppa del Mondo. Ha sempre continuato la sua attività e ha vinto la medaglia d'argento al mondiale già poi nel 2014 e oltre a 2 prove di Coppa del Mondo. È passata appunto in questo team della Ali Cycling Team e così ha fatto anche Lucia Bramati. Vediamo intanto che abbiamo visto il passaggio con le ragazze, è andata al passaggio Alessia Bulleri, che l'anno scorso è stata grande protagonista del Giro. Qui adesso al comando la DP66, Carlotta Borello, Under 23, vabbè, 7 gennaio 2002, 21 anni appunto per lei. Argento a schio, la medaglia conquistata da Junior secondanno con la maglia bianca al Giro d'Italia. Vediamo appunto che questa è anche questa, quest'ultima è un'atleta molto interessante, in quanto l'abbiamo vista protagonista Carlotta Borello a Castelletto di Serravalle a Bologna lo scorso anno, leader di vari circuiti. E intanto la situazione adesso vede un gruppetto, un drappello di unità davanti al comando, insieme a Lechner e Bramati c'è appunto la portacolori della DP66 Giant SMP, c'è anche, abbiamo visto, una maglia azzurrina, quella della Hubo Remotive, si tratta di Francesca Baroni, con colei che, come detto in fase di apertura, è colei che ha vinto il Giro d'Italia ciclocross nel 2021. Tutte quante vanno al passaggio, attenzione perché Baroni adesso là davanti al comando con Eva Lechner in seconda posizione, c'è anche Lucia Bramati con Carlotta Borello. Abbiamo appunto visto 3 tese su 4 con appunto un po' di loro risultati. Anche Lucia Bramati è sempre stata molto attiva nel ciclocross. Lo scorso anno fu protagonista nel ciclocross de Bulle in Svizzera con una seconda posizione e poi in Italia ha partecipato a tante prove come la prova internazionale del Faedio Oderzo e poi alla prova della Coppa del Mondo in Val di Sole, che l'ha chiusa lì al ridosso della 20ª posizione. Quella prova strepitosa che richiama tanto tantissimo pubblico è quella che magari alcuni di voi si ricorderanno, era sulla neve. Intanto eccoci qua con le ragazze, continua appunto, si continua a darsele di santa ragione anche appunto per coloro che stanno inseguendo in queste fasi. Siamo appunto con le ragazze, con il 182, abbiamo visto adesso andare al passaggio le ragazze della James Bike Team Buia, con il numero 283 c'è Sabrina Rizzi, che è andata al passaggio. La prima delle donne under è Lucia Bramati, là davanti al comando, insieme a Carlotta Borello. Ovviamente sono partite under 23 ed elite, categoria open, tutte quante unite in questa partenza, insieme alle donne junior, quindi lo start che appunto è stato completo per le categorie internazionali femminili, con la categoria donne juniores che vede davanti appunto nelle prime posizioni abbiamo visto Sabrina Rizzi del James Byte in Buia. La situazione invece qua nuovamente inquadrata con Francesco Baroni della Hubo Remotive, per un anno appunto l'abbiamo vista un po' fuori appunto dal ciclocross, poi
la scelta di ritornare a fare ciò che più le piaceva, e infatti adesso oggi la stiamo vedendo grande protagonista, si rialza ogni qualvolta che può sui pedali, mentre Lucia Bramati adesso insegue, arriva Carlotta Borello, prima appunto di Eva Lechner, ma sono tutte quante lì, si controllano, si studiano, si guardano, con una scatenata Francesca Baroni là davanti al comando per Carlotta Borello. Poi da ricordare anche tanti i suoi risultati che sono stati ottenuti lo scorso anno fuori dall'Italia, anche alla Coppa d'Espagna, di Spagna, quindi anche al Namur, al campionato europeo, quindi insomma stiamo parlando di atlete che solitamente le vediamo anche sui palcoscenici alle corse internazionali fuori dal bel paese, con intanto Francesca Baroni, Hubo Ramotiv sempre là davanti al comando a scandire il ritmo, e ora in seconda posizione prende la ruota, qua c'è quasi il contatto con Lucia Bramati, Carlotta Borello, per andare a tenere la scia di Francesca Baroni. Oggi appunto è una prova molto molto complessa in quanto c'è un importante dislivello, tuttavia il contatto visivo rimane sempre un minimo di scia ogni qualvolta si riesca a prendere velocità, perché dopo la partenza c'è un primo tratto in realtà dove si prendono anche velocità importanti superiori ai 30 km all'ora, non lunghissimo, però c'è, e lì la scia, per quanto poca magari possa sembrare, aiuta sensibilmente chi ne usufruisce. Intanto la situazione, vediamo che col numero dorsale 264 adesso andiamo a riconoscere Alessia Bulleri del Cycling Café, che si va a rifocillare con un gel con grande lucidità, appunto va a rimetterselo nella propria tasca, non lo butta via, e quindi bellissimo gesto anche appunto che vogliamo sottolineare, quello di Alessia Bulleri del Cycling Café. Presa in questo momento il rettilineo con Eva Lechner adesso alla curva, vediamo un po' la situazione che vedeva Francesca Baroni, Lucia Bramati qui con numero dorsale 262, vediamo che attardata in questo momento c'è Rebecca Gariboldi del team Cingolani, che lo scorso anno è stata grande protagonista, ha vinto la maglia rosa del Giro d'Italia ciclocross, adesso è un po' in difficoltà, sta viaggiando intorno alla quinta sesta posizione, e intanto continuano i passaggi in questo momento anche Greta Pighi alle Cycling Team, seguita dal numero 289. Abbiamo visto andare al passaggio in questo momento, mentre la testa della corsa ci riporta su Carlotta Borello, su Lucia Bramati di P66, 263 il numero, 266 invece per Lucia Bramati, Eva Lechner, logicamente le telecamere che vanno ad immortalare anche la grande atleta che, come detto, quest'anno difende i colori della Ale Cycling Team, sta comunque sia recuperando, segnalato che si sta piano piano avvicinando dopo una partenza non proprio brillante, la porta colori del team Cingolani, ecco qua che va al passaggio Rebecca Gariboldi, siamo intorno alla sesta, quinta posizione, e con la portacolori della sorgente Pre di Pozzo c'è Sofia Ricci e Alice Papo della DP66, quindi no, è quinta Rebecca Gariboldi in queste fasi di corsa, quando tra poco ci apprestiamo a vivere il finale con la davanti al comando la maglia della Hubo Ramotiv, Francesca Baroni tutta sola, ora ha preso un bel margine nei confronti di questo tandem, si danno il cambio Lucia Bramati e Carlotta Borello, tutte e due under elite, invece Francesca Baroni, maggiore esperienza per Francesca, che sta per lanciarsi sul
rettilineo finale con i ecco qua che si va a complimentare, si va a complimentare anche con il suo pubblico. Francesco Baroni alza le braccia al cielo e vince la maglia rosa, vince la prima tappa del Giro d'Italia. Lucia Bramati in seconda posizione della Le Cycling Team, in terza posizione Carlotta Borello della DP66. Arriva anche Eva Lechner della Le Cycling Team, quarta posizione per lei, mentre in quinta piazza arriva Rebecca Gariboldi. Il team è il Cingolani. Poi, per quanto riguarda invece l'arrivo gioioso, quello della prima donna junior, è Greta Pighi, che abbiamo visto alzare le braccia al cielo per la sua formazione, la Le Cycling Team, la gioia della prima donna junior piazzata al Giro d'Italia Ciclocross. In sesta posizione Sofia Arici della Sorgente Predipozzo, settima piazza per Alice Papo della DP66, Alessia Bulleri del Cycling Café Racing Team, con Greta Pighi nona appunto della Le Cycling Team, decima Ilaria Tambosco della società ciclistica Sport Sanfiorese. E qui l'arrivo con Beni mostra appunto il suo team Lubo Remotive per Francesca Baroni, che va a prendersi dopo il 2021 nel 2023 a distanza di 2 anni la maglia rosa del Giro d'Italia Ciclocross. Quindi ritorniamo appunto a rivederla sul gradino più alto. Lucia Bramati seconda, Alessia Clintin terza, Carlotta Borello della SDDP 66 Giant SMP. Qui ovviamente aveva anche un incitamento speciale Francesca Baroni con Fausto Scotti presente appunto alle premiazioni. C'è anche il vicepresidente vicario del Friuli Venezia Giulia ad omaggiare la prima delle donne junior, Greta Pighi, alle Cycling Team maglia bianca, leader delle giovani, seguita da Ilaria Tambosco e Sabrina Rizzi, con la categoria regina ora degli Open. E qui ritroviamo un po' tutti i grandi nomi. Il semaforo verde che viene dato in questo momento scatta l'ultima prova internazionale riservata alla categoria uomini open, e si corre sulla distanza di 1 ora con Tarvisio ora nel clou del suo evento. Ritroviamo nomi importanti come Marco Pavan per quanto riguarda questo ragazzo che ha vinto lo scorso anno il Giro d'Italia Ciclocross. Ma in questa prova targata C2 internazionale c'è anche Federico Ceulin dell'SD Bibione Cycling Team, Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team. Abbiamo visto il papà in azione nelle prove master di fascia 2, ma Luca Pavetti anche, team del Green Project Bardiani CSF Faizanè, Tommaso Cafueri dell'SD DP66 Giant SMP, e subito là davanti riconosciamo che c'è Federico Ceulin, che ha cominciato subito a mettere le cose in chiaro, seguito da Marco Pavan del team Cincolani. Pavan che aveva vinto, come detto, lo scorso anno davanti ad Antonio Folcarelli e Tommaso Ferri, mentre nel 2021 il grande protagonista fu Jacob Dorigoni su Cristian Cominelli, che è in gara, e Marco Pavan che chiuse in terza posizione sul terzo gradino del podio, mentre adesso è secondo Pavan. Antonio Folcarelli invece è in terza posizione a Race Monte Folcarelli Team, e poi c'è Cristian Cominelli, c'è con il portacolori del gruppo sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, c'è Emanuele Uez, e poi riconosciamo la maglia della DP66 Giant SMP, Tommaso Cafueri. Vediamo un po' tutti quanti la spicciolata. C'è Luca Paletti, eccolo qua, della Bardiani CSF Faizanè. Luca Paletti che lo ricordiamo grande protagonista nel ciclocross da juniores. Mi piace sempre ricordare che la prima medaglia juniores, da quando è nata la rassegna del campionato europeo, ha vinto il bronzo nel
nel appunto 2021. E oggi appunto è in gara, qua al comando intanto si stende la coppia ai nostri occhi, quella di Federico Ciolin della Bibione insieme a Marco Pavan, un po' distanziato c'è Antonio Folcarelli e poi c'è del Cycling Café, abbiamo visto adesso che vanno a passare Cristian Cominelli, c'è anche con la maglia della Beltrami Samuele Scapini, campione italiano della categoria Juniores lo scorso anno, e il tandem di testa va al passaggio intanto in zona del traguardo con Marco Pavan, che è nato il 17 ottobre del 2000, maglia rosa nel 2022 al Giro, e ha vinto appunto con l'ultima tappa l'anno scorso, ha chiuso con la rosa a Gallipoli, poi terzi posti ottenuti in Svizzera l'anno scorso, è stato argento poi a Lecce nel campionato italiano, terzo bronzo tra gli under 23 al suo secondo anno, due volte maglia bianca qui al Giro, quindi insomma stiamo parlando di un corridore che conosce bene insomma l'organizzazione e i percorsi di ciclocross. Qui intanto ricordiamo che l'organizzazione della ASD Bandizzol Cycling Team di Mauro Bandizzol e di Fausto Scotti, con l'ASD Romano Scotti, che ha predisposto un percorso veramente molto molto spettacolare in una giornata baciata dal sole, giornata che apre questa rassegna rosa con l'internazionale C2 di Tarvisio, segue poi dopo l'internazionale C2 di Osoppo, la gara nazionale di Corridonia subito nell'ordine, 15 ottobre, c'è anche Follonica, quindi dall'Adriatico al Tirreno passeremo l'11 novembre, e col 18 novembre sabato a Cantoira, nella gara nazionale, e chiuderemo a San Colombano Certenoli nella prova internazionale C2 il 26 novembre in Liguria, dove appunto si è sempre disputata una prova internazionale con il Gran Premio Valfontana Buona, trofeo San Colombano. E questo è un po' in sintesi quello che è le sei tappe del Giro d'Italia Ciclocross 2023-2024, quindicesima edizione. Leader sempre al comando, Marco Pavan, team Cingolani, con lui c'è anche il veneziano di Terre di Mosto, Federico Ciolin, anche lui classe 2000, stessa età per Marco Pavan, tre giorni solamente li dividono di nascita, tre giorni di vantaggio per Marco Pavan, il 17 ottobre, 20 ottobre invece Federico Ciolin. Terre di Mosto, tre volte in azzurro, lo ricordiamo al Mondiale di Valkenburg nel 2018, all'Europeo di Sivelle e poi anche a Tabor in una prova di Coppa del Mondo nel 2020. Insomma è uno dei più attesi, per uno che tra gli altri ha vinto anche Brugherio. Terza in Slovacchia, poi l'anno scorso nella prima prova di San Morin. Tra gli under è stato tra i primi 25-30 in prova di Coppa del Mondo. Quindi, insomma, stiamo parlando di un buon atleta, Federico Ciolin, in sfida con Marco Pavan, che come detto è un esperto del Giro d'Italia ciclocross. Abbiamo visto anche la maglia quella del sempreverde Martino Fruet, della Trentino Pierre Allais, ecco qua intanto la testa della corsa, Federico Ciolin e Marco Pavan al comando, c'è sempre lui che conduce, Marco Pavan, lui ovviamente c'è l'ambizione, quella di riandare a indossare la rosa dopo lo scorso anno, Pavan che ha per indossato due volte la maglia bianca del Giro. I due si alzano sui pedali, una sfida molto molto accesa per il numero uno, Federico Ciolin e Marco Pavan, che dovranno gestire un'ora di gara, lo ricordiamo, un'ora di gara per la categoria dei professionisti del ciclocross uomini open. È andato a transitare anche il numero dorsale 2 della formazione della Beltrami TSA Tre Colli, quindi subito andiamo a cercare di scoprire anche cosa sta succedendo nelle posizioni
in terza e quarta posizione abbiamo visto Filippo Agostinacchio della Beltrami TSA Trecolli adesso. Poi c'è però Antonio Folcarelli. Antonio Folcarelli, che l'anno scorso è giunto alle spalle di Marco Pavan. E solitamente ha una partenza, Folcarelli, un po' come un diesel, parte piano, ma poi dopo si riprende tutto d'un colpo nella parte finale, quindi sempre questa partenza un po' a rilento e poi viene fuori alla lunga distanza Folcarelli. E sempre appunto una sua caratteristica sia nelle tappe perché le prime fatica un po' a carburare e poi dopo a volte lo troviamo subito lì a duellare con i primi. L'anno scorso alla fine ha chiuso in seconda posizione il Giro d'Italia ciclocross, e quindi da tenere d'occhio nonostante adesso sia in difficoltà. Ma da tenere d'occhio anche è il giovane rampante di Modena Luca Paletti della Green Project Bardiani CSF Faizanè, che nel ciclocross ha sempre dimostrato grandi doti per lui, che è il primo degli under in questo momento. Mentre i due continuano a darsele di santa ragione, qui adesso c'è Filippo Agostinacchio che è andato al passaggio. Filippo Agostinacchio, nato il 26 aprile 2003, gli è mancato un grande podio, ma ha sempre tenuto dei quarti, quinti posti, lo ricordo lo scorso anno, ha sempre avuto grandi affermazioni a Faidi Oderza, Bulgherio, in Svizzera, campione italiano cross country eliminator, poi anche da junior, due volte campione europeo nel team relay, vice campione del mondo nel team relay, cross country eliminator, quinto in una prova di Coppa del Mondo, insomma. Anche questo è un corridore molto, molto interessante, che difende i colori della Italia Guerciotti, così come il numero dorsale 29, Samuele Scapini, che ha bissato per due volte la maglia tricolore nel ciclocross, che lo abbiamo sempre visto, il ragazzo umbro con i colori della Forte Braccio da Montone, adesso poi passato tra gli under ed è passato con la formazione della Emiliano Romagnola della Beltrami TSA Trecolli, per lui che adesso poi lo vedremo protagonista anzi nel ciclocross, ma fino adesso lo è stato ampiamente, se vogliamo anche osare dire, nelle volate su strada. Ed è che questo poi è un momento interlocutorio del giro, perché ci si incontra tra strada e mountain bike, quindi insomma sono approcci differenti che si sono tenuti durante la stagione 2023, durante l'anno solare, e quindi insomma si salta fuori un po' anche questa discrepanza. Poi adesso tutti quanti ci si fionda nel ciclocross, disciplina con numeri sempre molto 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 in espansione. Tra l'altro ne basta prendere l'elenco iscritti di questa prova, 500 concorrenti con oltre un centinaio di giovanissimi dalla G1 alla G5, quindi stiamo parlando di più di 600 persone, un numero importante, quello che è la carovana del Giro d'Italia ciclocross. Mentre continuano a scorrere le immagini, stiamo vedendo appunto le gesta degli uomini open che continuano a scorrere con Luca Paletti. Abbiamo visto la smorfia, bellissima è stata quel frangente con lo sguardo di fatica per Luca Paletti, che ha deciso poi di dedicarsi alla strada seguendo il progetto dei signori Bruno e Roberto Reverberi. E adesso attenzione, perché la maglia è quella della BBO nel Cycling Team, c'è l'elite Federico Ceolin, che adesso è tutto solo. Attenzione, perché poi c'è un'evoluzione alle sue spalle. C'è Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team in seconda posizione. Marco Pavan adesso invece accusa un po', è in terza posizione. Lo avevamo detto, parte sempre un po' come un diesel e poi si scatena Antonio Folcarelli, che è riuscito a recuperare e adesso si trova lì a breve distanza da Federico Ceolin, anzi è andato anche a superare Marco Pavan. Mentre alle sue spalle c'è Luca
Paletti insieme a Tommaso Caffueri della DP66 Giant SMP, che sono la quarta e la quinta posizione. C'è anche Martino Fruetta, del team La Pia Trentino Ale. C'è Fabio Bassignana, c'è Samuele Scapini con numero dorsale 6, invece Cristian Cominelli, Cycling Caffè, che lo abbiamo visto, lo ricordiamo, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto tantissime corse, uomo di lungo corso Cristian Cominelli. L'ultima volta che è salito sul podio qui al Giro è stato nel 2021, qui nell'organizzazione della Romano Scotti, con intanto la testa della corsa. Le telecamere vanno subito a cercare il leader in questo momento. Vediamo, c'è Federico Ceolin, c'è Antonio Folcarelli che si alza sui pedali della Race Mountain Folcarelli Team. Entriamo nelle fasi finali adesso. Gli applausi sono per Federico Ceolin, tutto solo con Antonio Folcarelli, sempre lui in seconda posizione. Vediamo adesso se Marco Pavan sta accusando la corsa. Vediamo, non è ancora stato raggiunto da Luca Paletti, però ci sono diversi secondi, sono già 30 i secondi di svantaggio che ha perso Marco Pavan in questo momento, mentre a metà via, una quindicina, c'è Antonio Folcarelli. Quindi questa è la situazione. Le telecamere sono già puntate verso l'arrivo, e allora pronti con Federico Ceolin, che si alza sui pedali della Bibione Cycling Team. Il numero uno comincia già a stendersi un sorriso sulle labbra, lascia le mani dal manubrio, si volta a controllare per l'ultima volta alle sue spalle la situazione, ma è il portacolori della Bibione Cycling Team a trionfare alla prima tappa del Giro d'Italia Ciclocross qui a Tarvisio. Prende anche la prima maglia rosa 2023-2024. Seconda posizione per Antonio Folcarelli, Race Mountain Folcarelli Team. Terza posizione per Marco Pavan del team Cingolani. Mentre a un minuto dal vincitore arriva il primo under, Luca Paletti, Green Project, Bordiani, CSF, Faizané, con la seconda posizione tra gli under, quinto assoluto, Tommaso Caffueri della DP66 Giant SMP. In 55 minuti e 52 secondi vince quindi Federico Ceolin, Tony Folcarelli secondo, terzo Marco Pavan, Luca Paletti, Tommaso Caffueri sesto, Cristian Cominelli del Second Café, settimo Emanuele Uez della Carabinieri Olimpia Vittoria, ottavo Martino Fruet. Mamma mia, questo uomo sempre là a duellare con i primi. Nono Fabio Bassignana della Beltrami, Michael Steiner della Meblo Goji Pro Concrete invece va a chiudere la decima posizione, la top 10 della prova regina degli Open, con la seconda posizione del laziale Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team. È stato bravo, nonostante tutto non ha ha continuato a mordere il manubrio, come si dice in gergo, Marco Pavan, che alla fine ha chiuso in terza posizione, e quindi sono 22 punti per lui contro i 30 che hanno conquistato Federico Ceolin, 26 per Antonio Folcarelli. Il podio che si va a stilare con il primo gradino del podio, con i complimenti logicamente che vanno anche Marco Pavan e Antonio Folcarelli, e la maglia rosa conquistata, consegnata da Mauro Bandizziol. E per Federico Ceolin è uno splendido inizio di stagione. Il trofeo, gli applausi che vanno appunto al vincitore. La prossima tappa sarà sempre in territorio friulano, a 70 km da qui, da Leonardo Metalli. È partito il Giro d'Italia Ciclocross con Luca Paletti in maglia bianca. Signore e signori, rimanete sintonizzati con il grande ciclismo, che non sbagliate mai. Sì, dai, sono super contento, arrivo da una stagione diversa dalle solite, ho corso davvero poco, quindi non sapevo realmente come potevo essere. Dai, sono contento, sopra le aspettative, questa prestazione. È stata una gara combattuta fino alla fine e dai, va bene così, il movimento fa bene, è un movimento in crescita, ci vediamo alla prossima, a Sopo. Buonasera a tutti,
e è stata una gara veramente molto dura, perché il percorso così tecnico, con tante salite e discese, ha reso la gara veramente dura. Per quanto mi riguarda, purtroppo non ho fatto un buon primo giro, perché ho avuto la sfortuna di forare subito al primo giro. Quindi al secondo giro ho subito cambiato bicicletta e in quel momento ero in quarta posizione. Piano piano ho iniziato la mia rimonta, poi da metà gara un po' ho provato a prendere il più di stacco possibile e per fortuna è andato tutto bene, sono riuscita a vincere questa prima tappa. Dedico questa vittoria ai miei genitori in primis, che mi hanno accompagnato qua, mi supportano sempre, e poi anche alla mia squadra, super emotive. È stata una gara molto bella, molto dura, è un tracciato che fatto più volte diventava davvero una gara dura e c'erano dei punti tecnici in cui sapevo che potevo fare la differenza, infatti cercavo sempre di prenderli davanti e mi sono divertita molto e ho fatto la differenza lì. Beh sì, ci siamo preparati, e è andata bene questa tappa, adesso pensiamo subito alla prossima domenica o dopo. Corro molto vicino da casa e ci tengo a far bene, quindi adesso testa avanti. Sì, allora il percorso bellissimo, una location stupenda. Sono stato molto contento, veramente duro, tecnico, dovevi saper pennellare la bici sulle curve. E è uscita una bella gara, quindi ce la siamo giocati. A un certo punto eravamo in 5, dopo ho aperto il gas e sono riuscito a staccare i miei avversari. Certamente questa è l'anticamera, perché il prossimo anno c'è questa gara internazionale che porterà a Tarvisio circa 1800 ragazzi ed è l'evento clou, perché comunque come amministrazione comunale l'intenzione è quella di abbinare lo sport al turismo, perché è un volano indispensabile per la nostra zona. Il Giro d'Italia è una grande famiglia, 550 partenti a Tarvisio, i complimenti veramente a Badinzola, a tutto il suo gruppo, alla città, alle istituzioni, è stato tutto veramente bello. Una giornata spettacolare e tanti bambini che comunque da giugno G5 hanno fatto la loro gara, si sono divertiti, siamo riusciti a premiarli tutti. E credo che dobbiamo aspettare subito la prossima tappa, perché sono già tutti casati per la prossima tappa di Osoppo e noi siamo pronti già con l'installazione del nuovo percorso. Credo che quest'anno sarà la 15ª edizione e decideremo poi come proseguire il target per la 16ª. Insieme al mio collaboratore abbiamo deciso, ma già da anni che pensavamo questa cosa, di far partire la gara juniores 10.30, 11.30 le donne e 12.30 gli elite. È stata giusta e abbiamo azzeccato il format, perché poi subito dopo partono allievi esordienti, ci sono genitori e ci rimane molto più pubblico e la festa continua. Quindi questo è un format che vorremmo portare avanti fino all'ultima tappa.